buongiorno a questa casa e a tutti i suoi abitanti. Ma dove vai? Stavo malito. Cudor de ciambolon! Mettete a sede. Per chi non porta, porta aperta, parta. Come porti te? Porte la benedizione pasquale. E oggi ho portato anche il sacrestano. Guarda, mettete davanti, carino. Non mangia niente che ti fa male. Dopo ti pia la sciolta. Mettete a sede. No. Senta che fratello spiritoso che c'ho. Sempre di buon umore, Lu. Contento come una Pasqua. E a farci ridere a crepapelle o a crepapancia anche gli amici di Senigallia con la compagnia La Tela. La Tela, esatto. E la nostra commedia si intitola Contenti come una Pasqua. Ed è una storia ambientata negli anni 60 con questo evento del 68 che entra in questa famiglia che non vuole farlo entrare. E le risate si susseguono per una serie di avvenimenti e di eventi che porteranno scompiglio in questa famiglia. Una protagonista della commedia, che poi sarà quella che chiuderà facendo una chiusura a sorpresa, è una interprete che non possiamo rivelare perché dovete venire a vederla. A te? Ma di niente, Cosa vorresti? Cosa vorresti? Io? Ti chiedo perdono. Ah, sì? Io? Ti chiedo perdono, io voglio la soluzione, me la dai la soluzione? Il prete! Vado a perdonare. Tanto sì che mi pare pentita. Sì, io fratello, saluta il professore. Ma questo è per voi. Per me? Sì, ma no per il prete, per il zio.